Vorrei rifare la scena in cui apro la bottiglia col bicchiere, ma questo video qua è stato girato esattamente 10 minuti dopo quello del cazzo dell'altra volta. Quindi per voi magari è passato un mese, ma per me sono 10 secondi e... Vabbè, cioè, dov'è finito quel cazzo di ta... Toh, felici, toh. Click! Oh! La storia di cui vi voglio raccontare oggi è successa nel 2013. È uno di quegli aneddoti da festa, uno di quelli in cui bevo troppo. Perché tre quarti dei miei aneddoti parlano di io che bevo? C'era, non mi ricordo chi era, un filosofo che aveva la barba molto lunga, che diceva: l'alcol dà grandi poteri, oscuri certo, ma grandi. Che adesso mi viene il dubbio sarà Silente. O chi altro? No, non mi ricordo. È una citazione che non ricordo. È una citazione. Altrimenti è una citazione mia. Comunque, tutto questo accadeva quando io ero in quarta o quinta superiore. Non mi ricordo sinceramente. So che era il 18° di un mio amico, che ci invita appunto a questo suo compleanno in Val di Non. La Val di Non è abbastanza distante da me, una mezz'oretta di treno, 40 minuti. Lui abitava a mezzo Lombardo, ma questa cosa di mezzo Lombardo arriverà dopo. Andiamo per passi. La serata doveva iniziare con io che, passando da Trento, prendevo su una nostra amica, andavamo al treno assieme e dal treno andavamo su a mezzo Lombardo. Vado a prendere questa mia amica e ci avviamo verso la stazione. E non mi ricordo che ore erano, ma erano aperti i supermercati. Perché a un certo punto io la guardo e faccio: ma Eleni, tu cos'è che hai preso di regalo al Valentino? Boh, io non ho preso niente. Cazzo, neanche io. Cioè, qualcosa gli prendiamo. Oddio, è tutto chiuso, ci sono solo i supermercati aperti. Bottiglia di vodka da 8 euro. È stato il suo regalo del 18°. Che effettivamente non è un brutto regalo, eh. Cioè, se mi regalassero... No, la vodka forse no, ma delle 8 euro di birra mi andrebbero bene. Arriviamo al treno e ci troviamo con gli altri nostri soci. Saliamo tutti quanti, baldanzoni, cioè, ci stiamo andando a una festa, yeah bitches. E a un certo punto il nostro amico guarda fuori dal treno e fa: cazzo ragazzi, è la stazione di mezzo Lombardo, scendiamo, scendiamo, scendiamo. Era la stazione di mezzo Corona. Lui ha letto mezzo, ha pensato: cazzo, mezzo Lombardo, mezzo Corona, same things, but no. E scendiamo a sta stazione, era notte, guardiamo mezzo Corona. Nico, è mezzo Corona, non mezzo Lombardo. Quindi abbiamo dovuto farci a piedi, penso, un'oretta di camminata, finché poi sono venuti a prenderci, mi pare, non mi ricordo. Però porca puttana, Nico, porca puttana. E vabbè, ti volevamo bene, va bene lo stesso. Arriviamo a questa festa Cliss, che era il concerto del mio amico. Io non l'avevo capito, pensavo fosse una festa. In pratica, lui al suo 18° faceva un concerto col suo gruppo e invitava la gente. È stato figo in realtà. Arriviamo su, tutti quanti tranquilli, festeggiamo, beviamo. Io conosco questa ragazza che si chiamava Anna, tra parentesi, non quella che pensate voi. Stiamo lì un po' a parlucchiare. Vedo che c'è del feeling, ma me, 18enne, non so perché tutti i 18enni ce l'hanno lì. E non era, cioè, io volevo divertirmi. Ho detto: se riesco a rimorchiare bene, altrimenti voglio divertirmi e basta. E questa cosa qui penso che l'ho portata al next level dopo che ho bevuto. Abbiamo bevuto parecchio. E a un certo punto stavamo cazzeggiando con un mio amico su un tavolo del locale e ci mettiamo a fare il giochetto, quello che prendi la mano e fai ta 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 ta, a cui io tra parentesi sono abbastanza bravo. E siamo lì che stiamo facendo così con una forchetta girata non dalla punta ma dal manico. Arriva sto qua ubriaco marcio e mi fa: sei veramente bravo a farlo! Ve la dico in italiano perché in dialetto non capireste. Faccio: oddio, sono mezzo ubriaco, ma sì, dai. Fallo a me! Mette la mano così e mi passa un coltello. Io lo guardo e gli faccio: ma no, cioè, scusa, vecchio, te lo pianto in un dito, sai che casini vengono fuori? No, no, io mi fido. Il tipo aveva, penso, sui 40 anni. Mi fido, io mi fido, vai, 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 vai. Inizia a farlo, facevo piano da ubriaco, e lui: no, vai più veloce, più veloce. Io a un certo punto ho fatto: guarda, sono ubriaco, ma un po' di senso ce l'ho ancora, non ti pianto un coltello nel dito. Eh no, ma è perché io t'ho visto, l'ho visto il tuo sguardo, tu sei uno che non sbaglia. Boh, ho gli occhiali, è notte, che cazzo di sguardo hai visto? Lo sai solo tu, ma va bene, se ci vuoi rimettere un dito per questa tua convinzione. Ci mettiamo a parlare con questo tipo, erano tipo le 2 di notte, l'una e mezza, una roba del genere, e ci siamo messi a parlare di tutto. Siamo passati dalla storia
alla filosofia, alla politica. Eravamo io e lui fuori su un tavolino a parlare. Veramente siamo andati avanti un fottio. Dopo un po' arriva un mio amico, Nico, tra parentesi, e mi fa: Leo, sono le 5, andiamo a casa. Come sono le 5? Non ho un orologio, tra parentesi, qui. Come sono le 5? Sì, sei stato qua tutto il tempo a chiacchierare. Io ero... Vabbè, a parte che continuavamo a bere, quindi non me ne sono neanche accorto. Sono rimasto 3 ore a chiacchierare con uno sconosciuto, mentre dentro c'era una tipa con cui ci provavo e ci sarebbe stata. Non è superbia, non è egocentrismo, ma sì, ci sarebbe stata. E io ho passato la serata del compleanno del mio amico, con cui una tipa ci stava, a parlare con uno di filosofia. La mia vita, top, tutti quanti vorrebbero essere come Leo. Allora, mi convincono che dobbiamo andare a casa, ma prima, ehi, c'è la torta, ce ne siamo dimenticati. Cazzo, la torta figata, fatta. Mangiare sta torta, che era tipo la torta con la glassa nera, con su tutti gli strumenti musicali fatti, non so cosa, non sono un pasticcere. Mangiare sta torta, strabuona. A un certo punto vedo che il tipo con cui io ho passato tutta la serata a parlare, vedo che si avvicina sempre di più, vecchio, forse ti avvicini un po' troppo, porca puttana. E arriva appunto il festeggiato, chi lo chiama per nome, dice di levarsi dalle palle. Lui mi fa: ah, scusa se ti sta molestato, è sto qua un po' pazzo che c'è qua, che è gay. E ho fatto: nulla in contrario contro i gay, ma io ci ho parlato tutta la sera con questo. E mi fa: e probabilmente ci provava con te. Bene. In pratica questo qua era uno fuori di testa. Lui aveva sempre un giubbotto della NASA assieme, perché era convinto di lavorare alla NASA. Quindi io non so neanche, cioè, se io ho fatto dei discorsi interessanti con un pazzo, o sono pazzo io, tu sei pazzo, altrimenti non penso ci siano molte altre opzioni. Vabbè, discorso del pazzo a caso, che tra parentesi potrebbe essere il titolo del video, perché all'inizio avevo pensato di intitolarlo come la fine di questo video, ma penso forse lo intitolerò con un pazzo gay ci ha provato con me. E questo tipo l'allontanano, mi saluta, e io ero tipo: ciao. E andiamo a casa di questo mio amico, perché appunto eravamo tutti ubriachi marci, ci ospitava. E qui, top. Anna, la ragazza, dormiva a casa del mio amico. Io ero già partito con tutti i film mentali, cazzo, sì, adesso vai, sì, notte di sesso, selvaggio, oh mio Dio. E invece no, perché sua mamma ci aveva diviso camere con i maschi e camere delle femmine. Quindi tutti i miei castelli erano andati per aria. Forse c'è stato un bacio a stampo, non mi ricordo, ma niente di più. Oltre a quello penso che non ci sia successo niente. So che sicuramente guarderai i miei video, Anna, che ho conosciuto nel 2013 e non ho più sentito. Quindi fammi sapere nei commenti. E appunto, ci mettono tutti in camere, in queste camere qua. Io, durante la notte, mi sento un po' male perché ho bevuto troppo. Avevo 18 anni, non mi sapevo ancora regolare troppo. Cioè, i miei limiti, ok, li conoscevo, però alle feste tendevo a sorpassarli un po' troppo. Mi sveglio che sto male, vado in bagno di corsa e mi viene da vomitare. L'alcol. Il problema è che non era vomito normale, era nero. Cioè, non dico scuro, era nero. Infatti guardo il vomito e faccio: aspetta, nel corpo umano cosa c'è di nero? Ho iniziato a pensare a qualsiasi cosa, la bile, no, cosa, non c'è niente nel corpo umano di nero. Cioè, l'unica cosa che ci abbiamo è l'interno dell'occhio, ma non mi ricordo il pallino al centro come si chiama. Ma dubito che ho vomitato quello. Pensa che cazzo. Io vi giuro, ero impanicatissimo. Ero nel bagno del mio amico. Panico. Ero ancora ubriaco. Stavo vomitando a pensare cosa c'ho di nero nel corpo. Dubito che sia tutta la cattiveria e il rancore che ho tenuto dentro per anni. E adesso l'ho vomitato e divento Gandhi o Gesù sceso in terra. Cioè, quelle cose lì succedono nei film. Dubito che posso vomitare la cattiveria. Quella è ben insinuata qui dentro. Quindi io impanicatissimo in questo bagno che non era mio e sento toc 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 sulla porta. Io ho fatto: ti prego, fa che sia Valentino. Ti serve una mano? Era la madre. Io ho detto: cazzo, è la prima volta che vado a casa loro. Gli sto sboccando nel bagno nero. Non posso dirle che sto male. Quindi io, cioè, lì proprio ero tipo... Ho preso una faccia di bronzo in mano. A posto, signora, era un attimo in bagno, niente di che. Io vi giuro, non penso di essere stato un...
credibile a livelli inimmaginabili, almeno nella mia testa era così, perché mi ha fatto, ah ok, ci vediamo domani mattina. Io ho passato tutta la notte in bagno a chiedermi cos'ho di nero e panico. Alla fine, mattino dopo, l'illuminazione, perché ci svegliamo per colazione, mi hanno svegliato per colazione perché avrei dormito molto volentieri, e a colazione c'era ancora un po' di torta. La torta aveva la glassa nera piena di coloranti, quindi io ho mangiato la torta con la glassa nera che ha riempito il mio stomaco di cose nere che poi ho vomitato, quindi era quello. Io è stata veramente un'illuminazione, cioè per la sera ho visto la torta e ho fatto la torta! E i miei amici, perché la torta? Cioè, che cazzo è una torta? Va bene che sei felice, è bella la torta per colazione. Non capisci? La torta! Ha risolto molti miei dubbi medici. Penso che se avessi cercato su Google, vomito nero era morte. Quasi sicuramente. Quindi, cosa abbiamo imparato dalla storia di oggi? Che se vai a una festa in cui c'è una tipa che ci sta, non devi provarci con i pazzi omosessuali. E se mangi torta nera e la sbocchi, è quella. Questa è la morale del video di oggi. Buonanotte, bambini.